Esploratori riuniti, reggetevi forte perché le novità sono tante. Ho lavorato molto, viste gli ultimi avvenimenti dell'episodio scorso, insomma, che eravamo molto molto in difficoltà. La prima cosa che voglio farvi vedere, ne avevamo bisogno, è lei. L'Olimpia, signori, mi sono svenato, mamma mia quanto l'ho pagata, neanche ve lo sto a dire, ma finalmente abbiamo una nave degna del nostro comandante Zeures. L'abitacolo che vedete qua l'ho cambiato io, non ci sta molto bene, ma mi piaceva la vista panoramica che aveva rispetto all'abitacolo che aveva montato in dotazione, che praticamente è lo stesso che avevamo nell'altra nostra nave. Devo ancora finire di modificarlo un pochino, cambiargli qualche colore, aggiungere qualche pezzo, però diciamo, ragazzi, questa è una nave da 5 di equipaggio, ha il gravimotore potentissimo, adesso possiamo raggiungere i pianeti che vogliamo. Ve la voglio far vedere dentro perché è uno spettacolo, ragazzi, venite con me. Chiaramente ho il personaggio, ho preso altre armi potenti, insomma ci ho fatto un bel upgradino, almeno stiamo un po' più tranquilli in linea generale, anche se mi manco sempre medikit, guardate qua, cioè ragazzi, cioè, guarda, vi faccio vedere subito l'abitacolo che ci ho montato, che mi dà, ecco, una sensazione di spazialità incredibile. Non sarà il definitivo perché ne ho visti altri molto più interessanti, e però guardate ragazzi, qui abbiamo un bel vetro panoramico e guardate l'astronave, ragazzi, piena di computer, questo è proprio professionale. Guardate le stanze, qui abbiamo sempre dei corridoi, abbiamo dei lettini per far dormire l'equipaggio, qui c'è Andrea che si... Ma si bloccano tutti su sta scala, eh? Pure Sarah Morgan ieri stava qua e niente, sta scala dà fastidio, vabbè, come sta lì. Beh, purtroppo non si può andare su, infatti ci voglio montare un modulo per renderlo accessibile. Ecco, qui abbiamo la sala, abbiamo addirittura una console di navigazione, ragazzi. Ce la faccio vedere, ci sapre il pianeta, ce lo possiamo studiare se stiamo, diciamo, nell'universo, sospesi, a girovagare in giro. Qui c'è il nostro sempre fedele, adorante, fan che ci segue. Dopodiché abbiamo un'altra saletta di controllo, qui ci sta sempre il nostro bar, e ogni tanto sta con la scopa in mano perché lui dà sempre una pulizia. Ha sempre un po' di... una botta per terra e niente, per adesso questo è, insomma, però ecco. Adesso finalmente abbiamo una signora dell'universo, come si deve. L'ho battezzato Olimpia, capite bene, Zeures, insomma, ci sta. Detto questo, poi vi devo dire anche un'altra cosa. Vi ricordate lo spazioporto rotto? Che praticamente avevamo anche la cassa che si vedeva sotto? Bene, ragazzi, sono riuscito a salire in quel pezzettino di terreno e ad aprire la cassa. Sapete cosa c'era dentro? C'erano 300.000 crediti. E io me li sono presi come risarcimento danni per quella mondezza di bug che sto avendo nello spazioporto. Quindi mi è sembrato più che giusto. Comunque questo era il recapino che volevo farvi. Come vedete al nostro Zeus, vabbè, adesso ci abbiamo la tuta d'astronave, però gli ho messo un'altra tuta corazzata che ho trovato in un posto che ho visitato per una missione. Partiamo, vi faccio vedere subito la vista da questo splendido abitacolo. Adesso ci facciamo un decollo. A parte, vabbè, molto elegante, c'è questo sedile che va in avanti e ci mette subito in postazione. Decolliamo, guardate che bella. Ripeto, esteticamente da fuori l'abitacolo non è che mi faccia super impazzire. Tra l'altro, ragazzi, preparatevi, adesso questi giorni ho gli ultimi giorni di fuoco lavorativamente parlando, ma poi inizio a portarvi le guide, sto preparando la guida sull'astronavi, tutto quello che c'è da sapere, quindi abbiate pazienza. Tanto io comunque poi la lascio lì sul canale, chi la vuole vedere la vede, chi l'ha già vista da altre parti l'ha vista da altre parti, va bene così. Comunque io la faccio perché per il canale è importante, ed è importante per me stesso, per la mia ossessione in queste cose. Allora, guardate che bello, cioè, capite, no? Non è neanche probabilmente la più panoramica che c'è, però mi piaceva tantissimo, questa soluzione. Qui abbiamo sempre la nostra armilla, il nostro... chiaramente, ragazzi, questa nave, guardate là sotto, ha 2260 kg trasportabili, quindi c'è... riempiremo anche quelli, non vi preoccupate, li riempiamo tutti fino all'ultimo. Però sto anche studiando la situazione degli avamposti, perché gli avamposti ci consentiranno di creare dei magazzini collegati alla nave in cui potremo stivare la nostra roba. Quindi poi quando andremo a fare anche gli avamposti lo vedremo meglio. Basta ragazzi, il recap è finito, adesso si va. Dobbiamo recarci su Bessel 3 o Freya 3.
sempre qualcosa con 3 per vedere se ci sono dei manufatti. Quindi, perché ho chiuso il menu? Vediamo dove stanno questi pianeti. Adesso la nave è pronta. Abbiamo il gravimotore che ci consentirà di poterci spostare dove vogliamo. Il carburante a sufficienza, magari con un salto in più. Vediamo un po' subito questa. Ecco, vabbè, qui ci possiamo arrivare, però dobbiamo fare dei saltini in più. Vabbè, andiamo prima su Krix. Va benissimo. Però vi garantisco che ho fatto dei salti gravitazionali che con l'altra nave non avrei potuto fare, spostandomi di pianeta in pianeta. Quindi ci siamo, ecco, facciamo quest'altro saltino. Questa nave, tra l'altro, come vedete, monta dei laser a palla di cannone, scudi alti, anche un bel motore. Comunque sia, è una nave di classe B. Non è la più potente che abbiamo disponibile, perché poi le più... Che cos'è? Indaga sul segnale di soccorso. Ah no, ci dice la stessa cosa, ok. Ah, qua sul pianeta. Dicevo, questa è una classe, cioè ci sono anche le navi di classe C che sono proprio quelle più importanti. E quindi insomma possiamo anche migliorarla, possiamo migliorargli il reattore e di conseguenza tutta l'altra strumentazione. Per poter pilotare questa nave ho dovuto, ragazzi, sbloccare tutte le abilità di pilotaggio. Quindi adesso posso guidare anche navi di grado C, grado B. La B e poi vabbè le navi base. E guardate che bella che è però, eh. Sembra quasi un Mazinga questa nave. E sotto è un po' piatto, l'abitacolo sotto è piatto, non mi convince tanto. Però vabbè. Allora, usciamo lì che c'è per aria. Non si sa. Allora, mi sono portato appresso Andreja, che ha sostituito Sam per adesso. Ce l'ha sostituito. Dove sta l'obiettivo? Seguiamo le. Indaga sul segnale di soccorso. Ah, sta lassù. Perché mi fa andare qua, scusa? Non ho capito. Guardate questo pianeta, oh. Eccola là, gli astrali. Oh, ma guarda che sono cose incredibili questi, eh. Oh, ci seguono dappertutto. Vabbè che abbiamo l'armilla qua. Quello è il cacciatore. Ah, comunque ho preso anche queste armi molto belle che voglio, non ho ancora provate, eh. Le voglio provare, ma magari sono una ciofeca, però non credo. Intanto questo pianeta ci piace. Io scansiono un po' di roba. Cioè, sta musica è incalzante e poi sento come dei passi intorno a me di qualcuno che mi segue. Boh. Ecco. Là, vedi che c'ho ragione. Proviamo subito st'arma, va. Vabbè, questa era piccola. Vedi, già questo, per esempio. Però sinceramente rilevamento. Ah, ok, questo è l'obiettivo per il palmare. Vabbè, la facciamolo, va, almeno ci sblocchiamo il grado successivo. Ok. Comunque vedete l'abilità, quella di potenziare il rilevatore è utile, perché anche perché le scansioni vanno fatte, ragazzi. Quindi io l'ho potenziato al primo grado, però la farò salire. La farò salire, quello sì. Dai, bella la gravità di sto pianeta. Altra cosa che non vi ho detto, scusate ragazzi, poi chiudo. Che succede qua? Perché non mi ci fa salire? Ho preso il boost pack potente, che è un boost pack che ti dà una spinta maggiore, però ti consuma più barra, vedete? Guardate, adesso io salto. Esatto, vedete quanto vado in alto, però poi devo aspettare. Sapete che vi dico? Che non lo so se in realtà mi piace tantissimo. Perché sì, quando ci sono situazioni di questo tipo ti porta su a fare dei salti più ampi, però quando c'è da spostarsi in maniera più rapida, forse è meglio quell'altro, anche se ho trovato un terzo tipo di Jedi Boost Pack che c'è scritto Boost Pack a scatto. E sinceramente lo voglio provare. Scansionamela. Non la scansiona questa, vabbè. Allora, andiamo a vedere che c'è questa struttura, sicuramente astrali, che te lo dica fa. Andrea c'è? Eccola qui, vieni, ma.
Vedete, qua io vado liscio. Questo boost pack. Però ci metto un po' a ricaricarsi. Olè. Vabbè, comodo comunque. Sto disputando il posto segnale d'emergenza, faccio parte di Costellation, sto indagando su un'anomalia su questo pianeta. Cos'è questo posto? Aia. Diceva che è stata un'esplosione nel vostro laboratorio di ricerca ad alta energia. Forse mi sto sbagliando io. Sei sicuro che nessuno qui abbia mandato un segnale d'emergenza? Non avrebbe potuto inviarlo qualcun altro? Calla, te pareva. Andrea, vabbè, già se n'è andata. Ah no, sta laggiù. Vabbè, si è messa a suo agio. Poi si è tolta anche la tuta. Va bene. Bravo, bravo. Corricchia, corricchia. Sei subito da me, eh? Vai. Ethan. Ethan Hughes, Chief of Security. If you'll follow me, I'll show you to the director. Chi è questa direttrice? Kaya Patel, our administrator and research director. 28 years in quantum particle physics, or so I'm told. It's beyond me. Perché tutta questa With a sicurezza? small research station in the middle of nowhere, pirates eat places like this for lunch. It is my job to make sure that we are not on the Oh, menu. comunque sto pianeta secondo me c'è un sacco di risorse, un avampostino We'll qua. take the back way. Sarebbe mica male, eh. Guardiamoci pure un po' intorno. Vai, caro, vai. Beh, mi dici così, però. Vabbè, che Zeus non le fa queste cose, però. Scusa? No! Questa è una trappola, chiaramente, ragazzi. Dio! Questa schermata l'ho vista in un caricamento. Il segreto è... What the? Easy, easy! What the hell was that? Dillo tu a me, non lo so, ero qui ma era tutto distrutto, una specie di anomalia, potrebbe essere il manufatto che sto cercando. No, non lo so, era qui ma era tutto What? distrutto. One minute you're following me and then you're just gone. Non è pa sì, questa base di Minute later ricerca you're non popping out esiste. of nowhere looking like you were in the middle of a fight. C'erano delle creature simili a scorpioni proprio lì. In our storage room. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tech. Who are you working for? Ne so quanto te, è assurdo, dico la verità. Se avessi una tecnologia furtiva, ora non sarei qui a litigare con te nel corridoio. Tipo. Look, I don't know what's going on. Let's get you to the director. Oddio, Maybe se ero she uno can della figure this out. sicurezza, un tipo che mi faceva un pezzo del genere, non è che lo portavo dalla direttrice, sinceramente, eh. Ce la vogliamo dire proprio tutta, però. È anche vero che bisogna andare avanti nella trama. Calla. E vedi. Allora, o vediamo il futuro e vediamo come finirà questo laboratorio di ricerca, anche ecco perché il segnale d'aiuto, l'esplosione. Probabilmente abbiamo visto un qualcosa relativo al futuro di questa stazione. È lui che ci ha chiamato, è lui che ha chiamato soccorso. Parla meglio della colonna, però. Finally, someone came.
The distress signal. You picked up the distress signal, right? Fermo, devo sapere cosa sta succedendo qui. Sì, ho capito il segnale d'emergenza. Chi sei? Ecco. What do you mean? Wait. How did you get in here? Yuji mi stava portando dalla direttrice e poi eccomi qui. Questo è un trasferimento, credo, da un'altra Nishina ancora intatta. Vabbè, parliamo di Hughes. Hughes. Ethan Hughes? But he's dead. No. No, no, no. This doesn't make any sense. Unless the accident. Maybe this is a side effect. Guarda come dovevamo parlare. Cioè, ma te pare normale? Sonda, distorsione. Rallenta, partiamo dall'incidente. Dimmi che diavolo sta succedendo. Ah, partiamo dall'incidente. Right. Sorry. 3 months ago, I was calibrating an experiment in our high energy research lab. There was an accident. An explosion. It caused a gas leak. Sparked a fire. I was trapped in the control room. There was nothing I could do. They're all dead. Descrivi questa distorsione. Stavi conducendo esperimenti su un manufatto. An artifact? You mean the metallic? Ecco. Just disappear. We should. Wait. He's back. All right. We're on our way up. He was out. I was just feeling in the director. Let's keep moving. Ok, praticamente noi stiamo scomparendo davanti a lui. Un po' come fanno gli astrali che si muovono sui multiversi. Eccala. Guarda là, oddio. È diventato un gioco dell'orrore, cavolo. Fear. Madonna, guardate che roba, ragazzi. Laboratorio farmaceutico. Oddio, vediamo. Ma posso, non mi posso fare niente al laboratorio farmaceutico. Fammi dare un'occhiata, ma c'ho progetti, non c'ho nulla. Terapia, antibiotici, Medipack, no, Vai. Questa tavola contiene il diario personale della dottoressa Barakova, assegnata a una rotazione di 180 giorni. La dottoressa ha odiato ogni ora passata a curare mal di testa, tagli superficiali e sentimenti feriti dopo l'ennesima insulsa discussione scientifica. Alcune annotazioni attirano la tua attenzione. Giorno 21, 2.54. Il signor Hughes ha segnalato un'emergenza nella squadra di ingegneri dell'acceleratore di particelle. Codice blu. Intero kit di emergenza in allerta. Si è trattato di avvelenamento da metano? Di un morso di qualche terrificante forma di vita velenosa? No, evidentemente il signor McCarrick si è fatto cadere un trapano sul piede mentre assemblava un alloggio di contenimento. Risultato, una piccola contusione, nemmeno una slocatura. Ovviamente qui abbiamo a che fare con un fenomeno pericoloso e sconosciuto. Giorno 64. C'è stata un'esplosione nel settore ricerca. Blocco di sicurezza totale, allarmi a tutto volume. Hughes sta cercando di riprendere il controllo. Io ovviamente sono in attesa. La direttrice Patel ci ha ordinato di ritirarci alle 5. C'è una presunta vittima, il signor Aguerro, il nostro ingegnere capo, stava conducendo un test notturno quando si è verificata l'esplosione. C'è stata una breve emissione di idrogeno gassoso, poi contenuta rapidamente. Non sono stati segnalati altri feriti. Il settore ricerca è ancora in blocco, a quanto pare. Non c'è modo di scendere lì sotto se non con una squadra di scavo. Questo annulla tutti i programmi di ricerca per il resto del nostro tour. Ho suggerito di inviare un segnale di soccorso per scoprire se possiamo essere sollevati in anticipo dall'incarico. La direttrice ha rifiutato. Altri 4 mesi, solo altri 4 mesi. Dottoressa. Tipo. Beh, la prova la devo fare, ragazzi. Come ci fa a sparare? Cenere eravamo e cenere torneremo. Beh, contro questi esserini comunque st'arma, Mica male. Bravissimi tutti quanti. Improvvisamente mi diventa Scorn, mi diventa...
This way. Cosa sta succedendo, maledizione? Datemi risposte. Sono curioso di provare quest'arma su un nemico serio. Director? Come in. Kaya Patel, Research Director. And this is our Chief Scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Twice now? Three times? Director, you can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of this. Un trasferimento verso un universo alternativo o qualcosa del genere. Risparmio il fiato, so già tutto del vostro esperimento. Avete trovato un manufatto, non avete idea di quello che avete tra le mani. Non saprei, secondo te cosa sta succedendo? Vabbè, siamo gentili. Excuse me? That is quite a claim. What makes you think that? Tell us about this other universe. È tutto bruciato. Raphael è stato l'unico a sopravvivere. Raphael ha parlato di una fuga di gas, siete tutti morti. Vabbè, no, diciamogli subito così. Raphael died in the accident. He wait, burned out? The leak. Director, there was a hydrogen leak right after the accident. It was contained in a minute or two. In questo universo. If it hadn't been, it could well have caused an explosion. Another universe, though. That's a lot to swallow. Ha detto anche che avete trovato un manufatto. Ditemi dell'incidente. Raphael è morto. C'è un modo per aiutarlo? Hai detto che la fuga di gas è stata contenuta. Come? Vabbè, parliamo del manufatto. An artifact? You mean the source of the distortion? You know something about it? Ho visto quello che possono fare, per questo sono qui. Sono collegati al multiverso e a innumerevoli altre realtà. Sono una chiave per i templi, per l'unità, per la creazione stessa. Se diciamo così, i poracci questi sbroccano. Ho visto che possono fare. Really? That's all you're gonna say? No, no. Fair enough. You have a prior connection with them, then. Maybe that's why this is only affecting you. Devo sapere cosa ci state facendo. Cosa pensavate fosse? Sta influenzando solo me? This facility and the research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion. This artifact and the field it creates. 3 months ago, our chief engineer, Raphael, was calibrating an experimental probe when something went wrong. We still don't know what happened. There was a series of explosions and somehow it's still running. Allora spegnete quel maledetto affare. Raphael ha detto che la sonda sta alimentando la distorsione. Non intendete dirmi altro? That would make sense. That's why the field strength keeps increasing. We have a control unit for the probe. After the accident, I tried to use it to shut down the system, but the kill switch isn't responding. We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. We can't even get down there. Adesso c'è un modo per fermare tutto questo. Tutto questo non mi interessa, sono qui solo per il manufatto. Cos'è questo settore ricerca? What you see here are just our living quarters. Most of this facility is deep underground. We have a particle accelerator and extensive research and development labs. Or we did. Deve esserci un modo per fermare tutto questo. I told you the research levels locked down. We can't even use the damn elevator. Forse potrei nell'altro universo, te pareva. Quindi non c'è speranza, non me ne andrò senza quel manufatto. What? Clever. In this other universe, Raphael survived. He made it back from the lab. So clearly his elevator works. Take it. And you might be able to shut down the experiment. This is crazy. But first, we have to do something about your shift. Ma se non mi trasferisco, come faccio? Maria prima ha parlato di un'unità di controllo, così sicuramente ben accetto. Mettiamo Maria, va. You can't shut down the probe, but we might be able to adjust some of the other parameters. It's risky. We don't know what we're dealing with, but all right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. Segui Maria. Dai, Maria. Porta massima unità di controllo, va. What have we gotten ourselves into? Dai, su. Lo sapevo. Qua è chiuso però. Oddio, è rimasta seduta. Patel.
Cioè, è una vita passata su sta sedia. Però si è salvato, vedete, il cubetto qua. Ma fatemi vedere, va. Lo sapevo che ci state voi qua, va. Bello il critico, quanto mi piace il critico. È brutta qua la situazione, eh? Sembra di stare proprio Ridley Scott Fields. Che è proprio alien. Madonna st'arma, ragazzi, comunque, eh? Bella ignorante, eh? Io qualche ghiandolina di questi me la prendo. Allucinogeno, sigillante. Crediti, perché no? 340, butta lì ad sti tempi. Poi munizioni, perché no? Le 45 mi sa che sono le nostre. Oddio, non so mica, sa. Oddio, Rafa. Mi ha fatto prendere colpo. Oh, it's you. What happened? You disappeared and the ceiling caved in and I thought I'd finally lost it. Ho parlato con la direttrice, dobbiamo spegnere la sonda. Devo raggiungere il laboratorio di manifattura. Stai bene? No, non interessa, sta bene o no. What? How? Look, if you think things are bad up here, the research level is even worse. I barely made it out, and that was months ago. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with Lo my own so. eyes, I wouldn't have believed it. I. Okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you Ah, up, vieni con yes? me, dai, va, facciamo un bel duo. Dai un po', va. Via così. Però mi prendo un po' di roba, eh. Un po' di munizioni. Vedi, ci danno le munizioni, quindi vuol dire che ci starà da combattere parecchio, ragazzi. Preparatevi pure il banco da lavoro per armi. Oh, io provo un attimo a smanettare col banco da lavoro per armi. Se faccio qualcosa di interessante ve lo dico. Vabbè, gli ho messo una batteria e un rompifiamma, un po' la portata mi ha modificato. Però bisogna sbloccare i progetti, ragazzi. Bisogna sbloccare i progetti, altrimenti. Stai giù, bello di casa. Aspettate un attimo però, perché io non vorrei che qua mi sono perso qualche cosa. Lo vedi? Lo avevo detto e me l'ho perso qualcosa io. Forza, forza. Andiamo, Rafael. Ma sei partito malissimo, amico mio. Come ti rialzo, mo? Madonna, guarda qui, mi copre le spalle lui. No. No, no. E però se famo avanti e indietro così anche io levo le armi. Sicurezza, io non ho fatto nulla. No, non scappa. Ma la sicurezza questa, la sicurezza. Meno male. Che sicurezza. Rafael, ti sei ripreso? Ci sei? Bene. Sul muso. Bravo, Rafael. Così devi fare. Però mi piace sta missione, ma mi piace anche perché sono molto più sicuro, perché con quest'arma me la sento molto sicura. Apertura di... vabbè, capirai. Allarme. Il circuito principale del settore di ricerca è completamente andato. Non posso riconnettere nulla perché non riesco ad annullare l'isolamento. Non posso annullare l'isolamento perché non riesco a connettermi. Non possiamo evacuare a causa dell'isolamento. Non posso neanche disattivare l'interscambio dell'aria. Una scintilla qui salta tutto come fuoco d'artificio. Beh, l'hanno progettata bene sta base, devo dire. Pianeta Freya 3, respirabile, analisi è un mondo da incubo. Oh sì, le scansioni permettono bene atmosfera respirabile, gravità simile a quella terrestre, temperature sostenibili alle medie latitudini, un ecosistema pienamente sviluppato. Forse anche qualche sostanza organica utile. Non lasciatevi ingannare, tutto, non lasciatevi ingannare, tutto qui non aspetta altro che uccidervi. I superpredatori del posto, i Cataxi, sono carnivori scavatori dotati di corazze quasi impenetrabili, un veleno letale. Gli erbivori sono aggressivi ed estremamente territoriali. La flora locale si difende con alcune delle sostanze psicotrope più potenti e hanno
sono note, persino gli oceani sono inquinati da metalli pesanti e composti organici in grado di corrodere la pelle se non protetta. Se proprio dobbiamo costruire qualcosa qui, dobbiamo dotarci di un campo a impulsi elettrici ad alta intensità per tenere a bada la fauna, di un medico a tempo pieno e di una squadra di sicurezza pronta a intervenire nel caso qualche idiota decida di andare a farsi una passeggiata. I Cataxi sembrano essere i super predatori nativi di Freya 3, ma saranno questi che sbucano da terra, presumo, di aspetto simile a quello degli scorpioni della prima casa, ma molto più grandi, si contraddistinguono per la loro natura estremamente aggressiva, l'incredibile facilità con cui scavano nel terreno e la solidità dei loro gusci chitinosi e il loro potente veleno. In natura i Cataxi cacciano tendendo imboscate, scavano vasti dedali sotterranei e usano i loro sensilli altamente sensibili alle vibrazioni per individuare le prede in avvicinamento, che attaccano di sorpresa dal punto più vantaggioso. Le prime scansioni fanno pensare che le colonie di Cataxi possano estendersi anche per diversi chilometri sotto la superficie e che si possano predare anche le altre creature scavatrici che sfruttano la vasta rete di caverne sotterranee di Freya. Poiché i Cataxi tracciano delle prede servendosi delle vibrazioni, sono immuni alle granate accecanti. Ottimo. Tuttavia, un forte disturbo vibrazionale, come quello provocato da un campo di impulsi elettrici, dovrebbe riuscire a tenerli a bada. I Cataxi hanno sviluppato delle placche chitinose rafforzate che li rendono altamente resistenti alle armi a impatto e balistiche convenzionali, si direbbe. Dai primi confronti con loro si evince che le armi a energia criogenica possono rivelarsi molto più efficaci nel respingerli. Quando l'imboscata non produce risultati sperati contro le prede più grosse, i Cataxi fanno ricorso al loro veleno neurotossico. Tutti ambientali resistenti a un'adeguata scorta di forniture mediche sono essenziali per la sopravvivenza al di fuori di perimetri messi in sicurezza. I Cataxi sono da considerarsi estremamente pericolosi e il più possibile da evitare. Ok, abbiamo scaricato i dati. Va bene. Rafael, tutto a posto? La pistoletta, ma io me la prendo, va. Allora, look at this. It's going to take hours to clear this out, assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. E ora sembra un vicolo cieco. Cosa succede quando spegnerò la sonda? Da dove vengono queste creature? Puoi dirmi dell'incidente? Questo mi incuriosisce. I'm not sure. It might stop whatever's happening to you. It's a reasonable theory, I guess. E ora sembra un vicolo cieco. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. I just want to get out of here. Go do whatever you're going to do. I'll see if I can clear a path to the door. I was in the lab, working on the frequency calibration for the probe. I was walking out of the control room when it happened. I heard the tank's rupture. The alarm sound. I only had a second to react. I jumped back into the control room. The door's sealed. I was safe. The gas. Però intrappolato, chiaramente. Cioè, però But I was trapped. There was nothing I could do to stop it. If I had gone the other way, maybe I could have made it to the ventilation controls. Killed the system. Even if it killed me. I don't know. I don't want to think about it. Vabbè. Parla con Ethan. What? Oh, it's you. You realize you just popped into my locked office. So much for security protocols. Lo so. Sto cercando di entrare nel laboratorio di manifattura. Sure. Down the hall. Take the stairs next to the atrium. Yeah. Let me get the doors for you. And done. Is there anything else you need? Mi serve un'arma per affrontare i Cataxi nell'alto livello. Ci do un'arma. The Cataxi in the other universe. Wow. I've got an experimental thing. One of the questa la voglio, speriamo di riuscire a persuaderlo. Sicuramente possiamo metterci d'accordo. Ti prenderò per stanchezza prima o poi. Dammi subito quello che voglio e ti risparmierò una seccatura. No. Così non mi tutto forza neanche. Ecco. Yeah, I hope so. Deve esserci un modo per accontentare tutti in questa situazione. Ora sì che iniziamo a ragionare. Mi fa piacere vedere che stai iniziando a capire che forse è il caso di darmi tutto e basta, no. Proviamo questo. No. No, it's not that simple. So che mi aiuteresti se potessi. I hear you. Dammi quello che voglio e non ti liberare mai di me. È quello che volevo sentire. No. Don't get ahead of yourself. Mannaggia la miseria, oh. I have to keep it on hand, just in case. You understand? Mo io la rubo, eh.
Ma poi... Ah, ma quest'arma sta qua. Ah, no, sta qui. Ma mi ha che munizioni mi può dare? Munizioni sì. Ah, vedi, munizioni me le dà. Va bene. Perché non te giri? Guarda, vieni qua. Sto qua, amico mio, parliamo qui. Guarda, le guarda fisso, le guarda fisse, oh. Mo proprio ormai non c'è più niente da fa. Porca miseria, quell'arma la volevo. Per carità. Cioè, comunque stiamo a parlare di... Nulla di estremamente pericoloso, eh. Però, vedete, qui hanno ricreato proprio una situazione alla Dead Space barra Alien Isolation. Cerchiamo, eh. Oddio, costi 7,77. Mamma mia. Mi metterei a dormire, guarda. Si trovano solo quelle le munizioni, eh. Oh, sto completo esplorazione colono non è mica male, eh. Via. Madonna come l'ho seccato subito. Super imboscata. Vabbè, ma quest'arma, ragazzi, cioè, ve lo devo dire. Che altro c'è? Che c'è ancora la musica? Vabbè. Ecco fatto. Scusate, signori, non vi spaventate, ma non ci posso far nulla. What, did you get lost in the hallway? Non farci caso. All right. This is the probe control unit. Dammela, va. Controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Ugh, nothing. Let's try the other way. 91, 89. What the? Okay, okay. It looks safe to approach. But what in the world? It's a micro distortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing itself. Quello che vediamo dentro i templi, no? Le distorsioni. The distortion, please. Lo stavo facendo. Prima tu. Dai, andiamo, andiamo. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. All right, stay there. Let me turn the feedback up for a moment. Calibrating to 90. Eccoci qua. Ma qua qualcosa sembra ancora funzionare, eh. Un
po' di corrente ci arriva qua. Microscopio. Abbiamo la sonda, ragazzi. Prendo pure un Saratoga sigillante. What happened? Are you all right? Ha funzionato. So the lower setting causes the distortions to manifest and the higher causes you to shift. That seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other universe. Love to take a look at that when this is all over. Dimmi solo quello che devo fare, vuoi fare qualche altro esperimento o no? Right. If you can get down to the research level, you need to make your way to the high energy research lab. Disengage the power interlocks. Then pull the emergency shutdown to stop the probe. That should finally put an end to all this. Oh, and before you go, the director wanted to speak with you. It really is just down the hall. Capirai, chi ci arriva alla fine del corridoio? Parliamoci chiaro. Ah no, ci arriviamo. Well then, all set? If you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's the least I can do after everything we've put you through. Emma, there is one other thing we should discuss. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? To you and to us. Io so che mi trovo, no. There's no way to be certain, but let's theorize. Nishina is a closed system. Two potential states held in tension. When you shut down the experiment, that tension will resolve. You are the outside observer in the system. Whichever reality you are in at that moment is what will become real. For you and your universe, at least. The question is, which will you choose? Beh, cioè, quindi se noi scegliamo Raffa rimaniamo in quell'universo lì con quei cosi brutti. Cioè poi il pianeta rimane così fondamentalmente. Però se siamo in un altro universo cambia anche la nostra storia. Vabbè. Comunque, diciamo così, a logica io potrei scegliere il laboratorio, cioè loro, perché comunque sia un laboratorio di ricerca, salverei più vite rispetto a una vita sola che è quella di Raffael. Però non lo so. Non lo so. If this were a choice between my life and Raphael's, lo so, certo. But as the director of the station, I am responsible for the lives of my staff. 30 people. Ah, ste scelte alla Bethesda. Careers, futures ahead of them. In this universe, you don't have to decide now. But when the time comes, please keep them in mind. Now, it's time you are going. With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Be careful. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Recuperiamo ste scorte, va? Tipo sta al piano di sotto, sta qua. Che me dai? Tatiana Barakova, station's doctor. Tatiana Barakova. This is not a public medical facility, but the director has ordered me to assist you nonetheless. I can spare a few med packs. Ecco, ecco, bravissima. Your therapist, your psychologist or your cosmetologist. If there's anything else you ma perché c'ha sto sguardo da pesceresso? Guarda come guarda. Mi sa che io tocca per bisogno di corte medico. Consegna diario. Penso che dovresti vedere questo. My journal? Have you been in my quarters? Who do you think you are? Vabbè, ma non in questo mondo. In un mondo in cui non ti è andata bene, signorina. Wait.
Wait. What is this? This entry. It's mine, but I didn't write this. The scorch marks. God. Se dovesse averlo, non guasterebbe delle scuse, dottoressa. Yes. Yes, I do. I can spare a few more supplies. And I'll give you a break on anything else you need. Oh, vedi che adesso parliamo la stessa lingua? Really? You won't even need a bandage for that. Ah, proprio così. Have a seat. There. Let me... Vediamo che te li prendo tutta questa. I medici te li prendo tutti, tanto mi servono. Trauma pack pure, prendiamoli tutti. Vedete, c'ho 207.000. Sciacqua budella. Cura tutte le dipendenze. Mi prendo tutto. Kit d'emergenza. Me lo prendo. Le bende. Bende a zip. Cuore più. Quello che posso io compro, ragazzi. Bene. Ci siamo. Adesso dobbiamo andare all'ascensore. Come ci arriviamo da qui? Qua. Bravo. Ma Rafael? Granata. Ma perché ci sta andando a riempire tutta sta roba? Porca miseria. Un'altra distorsione qua. Cioè, mi sto un po' preoccupato sinceramente, perché... E che ci sarà qua sotto? Cioè, fondamentalmente se ci stanno questi qua piccoletti, tutto sommato. Ma secondo me c'è qualcos'altro. Altre distorsioni. Siamo attenti, ragazzi. Qua non posso andare. Ah, ecco, scusate. No. Ma entro in questa distorsione, che vi devo dire. A security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Qui c'è un altro... Arca miseria, se ci avessi avuto l'abilità. Camarezza. Oh, sto casco. Mazza, brutto sto casco. Tanto di Natale, questi me li tengo perché poi me li leggo. Di volo da lavoro. Vabbè. Ma se io entro qua dentro, qui è un casino, ragazzi. No, qua è chiuso. Non possiamo andare, va bene. Portiamo a quell'altro allora. Qui ci perdiamo in un attimo, sono sicuro. Qua esce qualcosa, dai. Vabbè. Ah, ok. Sì.
prendiamo tutto che c'è da prendere. Sono gli astrali. Orca miseria, che paura! Raga, ma st'arma? Vogliamo parlare? Ma st'arma è pazzesca, ragazzi, oh! Porca miseria, che arma, oh! Ehi! Eh sì, aveva detto che non riuscivano a toglierci le... Beh, la prossima missione mi sta piacendo, eh. Questa missione mi sta piacendo, ragazzi, ve lo dico. Qui è tutto chiuso. Andare chiaramente nel nuovo, cioè nella realtà sana. Chi c'è? Mazza questo come va spedito. E mi dispiace, che te devo dire? Big Bang? Ah, prendiamo. Lo sapevo. No, lascio subito. Dove sta Big Bang? Ma questo lo lascio. Pure il Big Bang non mi interessa. Allora, sistema di sicurezza. Errore, bypass isolamento, sezione strutture. Ok. Controllo remoto. Ma è ormai disattiva torretta. Ok, beh, nel dubbio io l'ho fatto. Pure i robot. Nessun segnale. Disarma. No. Non so che devo andare là, ma voglio andare a vedere. No, forse di qua devo andare. Sto posto è enorme, ragazzi, me lo sto per dire. Ma scusa, non t'ho messo. Non siete dalla mia parte? Mi sa proprio di no. All systems. Madonna, no, quest'arma fa paura, ragazzi, eh. Quest'arma fa veramente paura. Ma che ho calibrato a fare io ste... Faccio comunque vedere un po' tutto quello che sto facendo. Magari cerco di farvi meno tagli. Dove devo andare secondo voi? Là. Qua ci stanno i mostri. Guarda quanti so.
Fanno più paura questi che robot. C'è pure quello grosso. Oh, questo è grosso. Oddio, era impatto questa. Ho fatto una cavolata. Quest'arma è fenomenale, ragazzi. Fenomenale. Che è? Squaglio tutto, ragazzi. Squaglio tutto. Ecco, sto boost pack in realtà, vi dico la verità, non mi piace per niente. Guardate qua. Ehi, che fai? Mi fai alle spalle? Mi fai come gli infami? Eh? Principiante. Ma io questa la prendo, guarda, te dirò. Ecco qui. No, questa no. Tanto poi ci riempiamo e succede il macello. Madonna, la roba che ci danno qua. Cioè, proprio pensano veramente che siamo degli sprovveduti totali. No, dai, fammi aprire qua. Ma c'è sta roba nuova qua. Ehi, pure qui. No, tocca tornare nel mondo moderno. E no, questo è lo sgabuzzino. Ok. Dobbiamo tornare però nel mondo. Eccolo qui. Perfetto. Vediamo prima che c'è da prendere, va. Se sa mai. Tutto. Oh, comunque sta missione ci ha fatto fare una scorta incredibile, eh? Sistema di sicurezza. Isolamento, papà si isolamento. Ok. Appena in tempo. Appena in tempo. Ma in tutto ciò il poro Rafael? E tu da dove sbuchi? Ma c'è proiettili incendiari ciò? Uè! Mi finisce st'arma, vado in crisi mistica? Oh, Mimì e Coco, è sempre in coppia andate voi. Ma quanti siete? Qua finisco tutto, eh? Tu sei tosto, sei resistente. Mamma mia, oh, avvelenati stanno questi. Allora, stiamo in sicurezza.
Stiamo a bypassare tutto. Ok, raggiungi il laboratorio. Ho trovato la strada finalmente. Perché c'è sta musica? No. Però questo è buono, Ma ce l'ho, l'ho preso, ce l'ho veramente uguale. Sempre peggio, ragazzi, sempre peggio. Tanto radar. Appena torniamo via da quest'incubo, ragazzi, ve lo dico, scorta di questa, di questi proiettili a vita. Ragazzi, sto un po' in silenzio perché sono molto concentrato, ve lo dico, eh. Non per nulla, eh. Qui c'è un robot che esce. Allora, qui perché dovrei tornare nel passato? Cioè nell'altro, no, io continuo a dire nel passato, ragazzi, scusate, ma chiaramente ci siamo capiti, eh. Ah, sti 777. Ah, di qua devo passare. C'è sempre la mamma, quella grande. Impressionante. Non mi stancherò mai di dirlo, ragazzi. Però sti proiettili stanno a scendere. E sta cosa non va bene. Questa cosa non va bene. Io metto sopra. Beh, questi sputano, eh.
Questo è il laboratorio, sbaglio? Allora, vediamo un po', va. Ok. Controls are available on designated security terminals. La sezione magazzino. Quindi sistema di sicurezza. Passiamolo. Raggiungi il laboratorio, ho capito. Quanto mancherà sto cacchio di laboratorio? Qua esce qualcuno, dai. Mimì e Coco sempre insieme. Ok. Li consumeremo tutti sti colpi, ragazzi, ve lo dico. Sta missione, se non sei attrezzato bene, è impegnativa. Meno male che abbiamo fatto sta upgrade, ragazzi, perché se no come la risolvevi qua la situazione? Senti, ma così è. Vediamo Starma. Starma fa ride, però. No, allora. Caschetto, pistoletta, zainetto, ok. E poi è lunga, eh. È davvero lunga, ragazzi, davvero lunga. Kit pasto. No, tocca a... Quanto fa male questa? Risparmia un po', dico, eh. Oh, fermi. Risparmiamo un po' dei colpi. È ansiogena sta parte. Allora, ce l'abbiamo qua sotto. Di qua. Eccolo qua. Ok. Ok. Mannaggia roba che sto a lasciare. La roba che sto a lasciare.
Le truppe smettono di assessorare questa realtà? Ah, ecco. Ma scusa. Ragazzi, sezione questa realtà annulla. Fatemi capire un attimo. Ma lo devo fare per forza, altrimenti non andiamo avanti noi qui. Mi sembra chiaro. Intanto ci curiamo l'alterazione di stato. Che c'ha? Allevamento grave, sfavorevole. Avvelenamento. Ok, quindi avvelenamento. Provviste. Eccola. Terapia. Ok. Ok. Disattiviamo. Il manufatto, ragazzi. Ecco come si generava quel raggio. È stato bello tosto recuperarlo questo, eh. Porca miseria. Porca miseria. Parla con Rafael. Dove sta Rafael? Oh, l'ascensorino sì. Grazie. Grazie, lo volevo l'ascensorino. Lo volevo. Amico mio. I wasn't sure if you were alive or if you were going to come back for me. Ma sai quello che ho dovuto passare? Not that I'm not grateful, but why? Why not stay in that other universe? Perché non c'avevo altra scelta. Tu hai bisogno di me più di loro. Beh, questo è relativo. Non lo so. Fair enough. But still, I appreciate it. It's not much, but I scrounged up a few things you might still be able to use. You're welcome to anything else you find lying around, too. No one's going to miss it. And as for me, I owe you. Mi serve sì, tutta sta fatica, mo ti assumo, eh. Just say the word. 11.400. Now, let's get off this damn rock. Ok, scusa. It's not safe to talk here. No, ci dobbiamo andare via. Vabbè, andiamo, se ne va. Let's go. Rafael. Ma scusa. Oh mio... Oh, già sta per terra questo. Se tu sei te ti metti a comando di un avamposto, chiaramente. Ma non mi veni più a dire che non ti ci porterò mai in giro con me. Ma quindi scusate, eh. No, è la mia curiosità. Mi ha fatto prendere un colpo. Vabbè, quindi adesso quel soccorso ha avuto un senso, quel segnale di soccorso fondamentalmente. Torniamo alla nave, va. Però vabbè, il pianeta fuori è sempre bene. È Nishina che abbiamo condannato. Magari è una stazione di ricerca che ci poteva far comodo per qualcosa. Oh, guardate, a parte adesso mi passa il fiatone. Guardate la nave. Guardate che roba, ragazzi. Allora, ragazzuoli, bene, siamo tornati alla nave, depositiamo il manufatto. Aggiungi i manufatti. Oh, perfetto. Gli astrali non ci hanno attaccato, pensavo di sì. Dunque, non è che questi si ricaricano, Marco, per niente. Allora, vediamo un po'. Abilità, mi sono messo un punto a... sempre balistica, ma la massimizzo e poi vediamo, ci penso un po' sulle altre cose da fare. Oh, questo episodio è stato lungo, bello intenso, ma la prossima volta invece andiamo a scoprire cosa succede su Bessel III B. Quindi andiamo a recuperare anche
Il prossimo manufatto, ragazzi, commentate, fatemi sapere se vi sta piacendo la main quest. A me sinceramente sta intrigando, voglio sapere dopo questi due manufatti dove andremo a parare, se già abbiamo finito, ma non credo, ci sarà altra roba da recuperare, ma non lo so, sono molto 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 curioso. Io come al solito, ecco, posiamo le armi, ecco, oggi vi lascio con questo scorcio, guardate. Oh, guardate che spettacolo con quegli animaletti volanti, quelle mongolfiere volanti. Ragazzuoli, si va avanti. Ci vediamo alla prossima. Un po' di manufatti ce l'abbiamo, eh. Ma devo fare l'avamposto, l'avamposto lo dobbiamo fare.